Pierluigi Pardo e Lele Dani vi danno il benvenuto a questa finale di Coppa Italia, colpo d'occhio eccezionale, quello delle tribune, due pretendenti, una sola coppa in palio, vedremo chi se la porterà a casa. In campo Fiorentina e Inter. Siamo arrivati alla fine, si assegna la Coppa Italia, il cammino è partito da lontano, è difficile arrivare in finale, non te la regalano la finale, devi conquistartela, e queste sono le due squadre che hanno dimostrato di crederci veramente, hanno dato sempre tutto in campo, non si sono mai risparmiate. Io il pronostico non sento di farlo, nei turni precedenti le abbiamo viste, queste squadre hanno mostrato l'atteggiamento giusto, sai cosa? Che vinca il migliore dunque. Diamo un'occhiata alla formazione con cui scende in campo la Fiorentina. 4-3-3 classico, il loro modulo di partenza, con i due esterni offensivi che ovviamente dovranno dare una mano anche in fase di ripiegamento. Sì, credo anch'io che difensivamente possa trasformarsi in un più prudente 4-5-1. Mi sembra anche una scelta di buon senso, ma gli esterni lavorano naturalmente vicini ai centrocampisti in fase di non possesso, così non lasciano il centrocampo troppo scoperto. Diamo un'occhiata alle scelte dell'Inter per questa sfida. In difesa Acerbi con Matteo Darmian, Barella insieme a Brozovic nella zona centrale del campo e davanti Dzeko accanto a Lautaro Martinez. Lasciamo che sia il campo a parlare. Buona partita a tutti. Si comincia con la Fiorentina in possesso di palla. Hakan Çalhanoğlu. L'arbitro interrompe il gioco e concede il calcio di punizione all'Inter. L'arbitro preferisce la dialettica, evidentemente non se l'è sentita di estrarre subito il giallo. Giusto così, Pier, il calcio è uno sport di contatto, eh? Non è che si può ammonire a ogni minimo intervento. Conclusione controllata dall'estremo difensore. Ha spazio per andare. Scialla. Vuole il secondo palo. Pallone respinto, ma ancora lì. Çalhanoğlu. Prova da lontano. Ha cercato il gol di precisione, ma ha lanciata un po' troppo. Barella. La gioca profonda Barella. Il portiere si fa trovare pronto sul tiro avversario. Barak. Palla col contagiri. Ottima la parata qui. Calibra male il passaggio. Barak. C'è il tiro. Il riflesso del portiere, ma pallone ancora in gioco. Sembrava fatta per il gol del vantaggio, ma ci è arrivato il portiere con una parata d'applauso salvando il risultato. Lautaro Martinez. Dzeko ribatte la conclusione.
palla che è uscita di poco. Avrebbe dovuto sfruttare meglio questa occasione da distanza ravvicinata, Pier. Ha chiuso l'azione con una conclusione potente ma non precisa. Buonaventura. Mandragora. Occhio all'avanzata. Non abbiamo fatto in tempo a parlare che hanno perso il pallone. Barella. Prova a metterla sulla corsa del compagno. 1-0 Inter in questa finale di Coppa Italia. Eccolo, il replay del gol. E c'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno il tiro. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Bell'intervento, si ripartirà con la rimessa laterale. Ecco Saponara. Intercetta il pallone in una zona complicata. Fischia l'arbitro, c'è offside. Inter che prova a rendersi pericolosa con la circolazione del pallone. Hanno spazio per ripartire. Interviene e recupera. Palla in fallo laterale. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo. Arbitro che pone fine alla prima frazione di gioco. È iniziata la ripresa, Inter che deve difendere e magari aumentare il vantaggio. Hanno metri a disposizione. Palla che non è uscita, buona giocata, vediamo come la sfruttano. Cambio in casa viola. Ottima lettura difensiva. Edin Dzeko. Dumfries. Bruttissimo fallo, si mette male qui. Potrebbe arrivare addirittura il rosso. Se prima era difficile rimontare lo svantaggio, adesso dopo il rosso rimediato per il fallo di poco fa rischia di diventare una mission impossible. C'è scoramento, è evidente, Pier. Questa espulsione è stata una vera e propria mazzata. Vedremo se avranno la forza per rialzarsi e reagire, ma io ho i miei dubbi. Falso ingresso in campo dalla panchina.
senza problemi il portiere sulla punizione avversaria. Risultato che resta aperto, Pier. Merito, diciamo pure colpa, delle troppe occasioni sciupate con tiri che spesso non hanno inquadrato mai il bersaglio, come evidenziano anche le statistiche relative, no? Ma speriamo che non finiscano col pagar caro la scarsa concretezza in zona gol, perché il rischio c'è, eh? Occhio a Dzeko. Intercetta il passaggio e interrompe la manovra. Non ha dubbi, direttore di gara. Calcio di punizione per l'Inter. Ha esaurito il bonus qui. Il prossimo fallo sicuramente sarà da giallo. Traversone sul secondo palo. Sarà calcio di punizione per la Fiorentina. Cambio nella formazione dell'Inter. Fuori con il numero 32 Federico Di Marco. Entra in campo con il numero 8 Robin Gosens. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Occhio a Lautaro da lì. Vantaggio che comincia a farsi pesante. Sono due adesso i gol da recuperare per gli avversari. Il replay conferma che in effetti c'è stata una deviazione sulla conclusione da cui è scaturito il gol. Portiere sfortunato nella circostanza, non poteva farci nulla. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Check Bonaventura. Passaggio che raggiunge a destinazione, intercettato. Edin Dzeko. La ripassa a Barella. Può far male da lì. Attenzione, il pallone lì. Si immola il difensore. Dumfries. Çalhanoğlu. Si salva la grande il portiere, poi si alza anche la bandierina, ma rimane il suo grande riflesso. Mandano in campo forze fresche. Pesca dalla panchina l'allenatore dell'Inter con questo cambio. Lascia il campo con il numero 9 Edin Dzeko. In campo con il numero 90 Romelu Lukaku. Il retropassaggio verso il portiere per evitare guai. Può liberarsi del pallone. Barella. La traiettoria verso il centro. Con i pugni il portiere, pericolo respinto. Occhio a Lautaro da lì. E il portiere risponde alla grande. Non sarebbe stato comunque valido perché si era alzata la bandierina dell'assistente. C'è un cambio nell'Inter. Denzel Dumfries. Entra con il numero 5 Roberto Gagliardini. Alzano il pressing. Provvidenziale Bonaventura. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Barak. Si mette bene sulla linea del passaggio, intercetta palla.
può contare sull'aiuto dei compagni. Barak, occasione per accorciare le distanze, attenzione, e la mette, si portano un solo gol di distanza, vedremo se avranno tempo sufficiente per provare a farne un altro. Traversone decisivo dal quale è scaturito il gol che stiamo rivedendo. Ha eluso bene il pressing, eh? Poi l'ha piazzata alle spalle del portiere. Il punteggio adesso è di 2-1. Con il numero 72. Ecco Gagliardini. Fischia la fine l'arbitro con la coppa che va in archivio. Trionfano al termine di un torneo giocato ad alto livello. Ci tenevano in maniera particolare a questa competizione. Lo si era visto già dalla prima partita, Pier. Non era facile oggi. La pressione era notevole, ma una volta in campo hanno dimostrato di volere la vittoria a ogni costo. E il resto è storia. Una giornata da ricordare. Comincia la festa istantanea che dureranno per sempre. Assistere a una premiazione è sempre un momento speciale, eh? Le emozioni sono tante, si ripensa a tutti i sacrifici fatti per arrivare in vetta, a tutte le persone che ti sono state vicine nelle varie tappe di avvicinamento, no? A questo traguardo. Una vittoria di squadra di cui possono e devono andare fiere. Non poteva mancare il rituale del giro di campo con la coppa appena conquistata, che viene mostrata e dedicata ai tifosi. È fondamentale a sottolineare anche oggi, soprattutto oggi, il loro apporto che è stato importantissimo. Tutti a caccia dello scatto perfetto, per portarsi a casa un ricordo di questa splendida giornata. Che grandi scene, non lo ripeteremo mai abbastanza, Pier. Senza pubblico non esisterebbe il calcio. La gente è l'elemento imprescindibile. Che malinconia, gli stadi vuoti, queste sono le scene che vorremmo vedere sempre. Ed ecco il momento più atteso, quello della foto ricordo. Possono posare ancora. Complimenti all'Inter per questo trofeo, per questa Coppa Italia.